Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Vai, grida, urla, provaci ancora. Mettila tutta fuori la rabbia, tutta quella forza che hai dentro. Mettilo tutto fuori quel dolore che ti opprime. A cosa serve? Non ti ascolta nessuno se urli? Nel deserto chi vuoi che possa intuire il tuo dolore? Forse hai ragione. Sì, hai ragione. Viviamo vite talmente frenetiche, piene e riempite di ogni cosa. Viviamo vite talmente gonfie di ogni inutilità che, ironia della sorte, ci sentiamo sempre più soli. Ci sentiamo come in un deserto. E allora, cosa serve urlare se nessuno ti ascolta? Sai, però, il deserto è anche fonte di ricchezza. Sai, il silenzio del deserto ti aiuta non solo a comprendere la tua fragilità, ma anche e soprattutto la grandezza di Gesù. La grandezza di questo Dio che, prendendo su di sé la mia fragilità, mi aiuta a completarla. Come in un abbraccio. Io divento il proseguo dell'altro. Io divento la continuazione dell'altro. Io, col mio amore così fragile, l'altro, col suo amore così fragile, diventiamo insieme fonte di un amore inesauribile. Un po' così Giovanni. Lui ha lasciato liberamente che Gesù cogliesse la sua umanità e ne facesse una nuova vita. Un compimento degno dei più grandi tra i nati da donna. E allora urla. Urla. Grida. Grida ancora adesso, sì, proprio adesso. Non è vero che non serve a nulla farlo nel deserto. Un grido per dire quanto è grande l'amore di Dio, quanto è meraviglioso affidarsi a Lui, anche nel luogo più isolato, può sconfiggere le mura di qualsiasi dolore.